La Regione sostiene fortemente il programma delle cosiddette aree interne, ovvero aree all'interno della nostra regione, segnatamente quattro, rispettivamente l'Appennino Reggiano, l'Appennino Parmense Piacentino, l'Alta Valmarecchia e la Bassa Ferrarese, che necessitano di azioni strutturali con messa a disposizione di fondi importanti per un rilancio e un sostegno forte alla quotidianità delle comunità. Si tratta di risorse che provengono da finanziamenti nazionali, integrate da risorse di provenienza regionale e che raggiungono un'ingenza quantitativa davvero senza precedenti. La prima di queste quattro aree ad aver avuto una sottoscrizione di patto che segna l'avvio delle azioni ivi previste è l'Appennino Reggiano, per il quale sono messe a disposizione 28 milioni di euro per un progetto intitolato La montagna di latte, che sta proprio ad indicare come attorno al sostegno della produzione di filiera, ovvero quella legata al latte, al parmigiano reggiano, come prodotto identitario di quel territorio, si possa sviluppare poi una serie di azioni che tra sanitario, sociale, formazione appunto scolastica, vadano a costituire un pacchetto onnicomprensivo che definisce un approccio organico ad aree particolari e specifiche del nostro territorio come mai si era registrato negli ultimi decenni.